A fine anni 80 ero a Roma, a Cinecittà, e ho avuto l'opportunità di incontrare Francis Ford Coppola. È entrato per sbaglio nel studio dove stavo lavorando, ha visto dei miei lavori e mi ha chiesto di venire negli Stati Uniti. Io a Cinecittà stavo lavorando sul film di Terry Gilliam e Le avventure del barone di Munchausen. Eravamo solamente in tre, Dante Ferretti lo scenografo, Terry Gilliam il regista e io come concept designer. Il concept designer è la prima interpretazione della sceneggiatura in forma visuale. In America siamo i primi a lavorare sul film. Il primo film in cui ho dato un contributo negli Stati Uniti è stato di Tracy. Io disegnai quel poster col cappello, con quell'angolo di profilo. Nel 99 ho avuto anche un incontro con Tim Burton per il film Leggenda di Sleepy Hollow. Tim Burton è uno che collabora con gli artisti, addirittura viene e fa lui dei piccoli sketch. Però in questo caso dell'albero, per esempio, avevo carta bianca. Quello che poi è diventato il set cinematografico era ispirato all'immagine di un coccodrillo che saltava fuori dall'acqua. E questa collaborazione è continuata negli anni, da Dark Shadow a The Planet of the Apes. Quasi tutti i film in cui ho lavorato hanno una matrice classica, no? Pensa a Dracula di Coppola, quindi un'educazione artistica che viene dall'Italia è un vantaggio. In Capitan America ho fatto la base militare e l'aereo. Con Ang Lee sull'Incredibile Hulk ho fatto scene del film come fosse un fumetto. In Hateful Eight ho creato la diligenza che si vede all'inizio e tutte le ambientazioni sulla neve dei Pirati dei Caraibi. Ho disegnato le navi di Davy Jones e quel personaggio che ha tutti i tentacoli della barba. Sul Star Wars 8 ho lavorato sul il Tempio dello Jedi, però siccome il film non è ancora uscito devo tenere segreti per il momento. Dopo l'esperienza con gli effetti visuali, il mio interesse va verso la parte tecnologica. Questo film che ho girato l'anno scorso con Wesley Snipes e RJ Meat è stato girato per tre formati, con un formato che si chiama Barco Escape e con il VR 360 per la virtual reality. Il Barco Escape è un sistema nuovo, stanno costruendo sale cinematografiche nuove, cerca di mettere insieme l'esperienza che uno fa nei parchi di divertimento col cinema. Quindi tu in sala avrai tre schermi che circondano l'audience, uno schermo centrale in cui tu vedi l'immagine principale della storia e negli schermi laterali hai altre immagini che continuano a raccontare parte della storia in una maniera più subliminale. E il terzo formato, quello della VR, della virtual reality a 360, e il mio è il primo film nel mondo che ha un pezzo narrativo di 25 minuti con una star che è Wesley Snipes per il VR 360. E vorrei fare un film tutto in VR adesso.